Ho una grande passione per l'arte in generale. Al di là della musica, l'attività che ho sempre coltivato con grande amore è la pittura. Ascolto la musica ovunque, spesso dormo con la musica accesa. Naturalmente una musica che concilia il sonno. Se potessi decidere di rinascere, sceglierei gli anni 80. Diciamo che ho una passione smodata per il post-punk, new wave, il dark anni 80. Se mi chiedessero quali dischi porterei con me in un'isola deserta, non saprei cosa rispondere, perché amo la musica in generale, quindi dalla classica al rock, al punk, all'hip hop. Penso che scegliere 5 CD che racchiudano un po' tutti i generi musicali, quindi delle selezionatissime compilation all'interno delle quali trovare un po' di tutto. Per quanto riguarda la musica italiana, faccio particolare attenzione ai testi. Penso che la musica sia un messaggio e quindi sia importante anche ascoltare quello che un artista racconta, ma anche il modo in cui lo trasmette, quindi la proprietà di linguaggio, i termini usati. Mi piace moltissimo che siano utilizzate parole particolarmente raffinate o non usuali. Tutti gli artisti dovrebbero frequentare molto più spesso i concerti live, anche perché è diverso ascoltare la musica in un CD o ascoltare la musica live. Diciamo che ogni concerto al quale ho partecipato è stata un'esperienza che mi ha plagiato e mi ha aiutato ad essere quello che sono. Il palco mi dona un'energia particolare, quindi mi trovo particolarmente a mio agio. Nel palco sono più istintiva, mentre all'interno di uno studio pondero di più e tolgo più attenzione su alcune cose. Una cosa positiva del crea musica è il fatto che si lasci spazio anche a forme d'arte alternative, non solamente la classica canzone pop, ma anche a forme d'arte diverse. Nel mio guardaroba non possono mancare assolutamente un foglio, una penna e tantissime idee magari accantonate da riprendere nel momento opportuno.